Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo secondo webinar sulla mobilità. Condivido un attimo il mio computer. Allora, dicevo, benvenuti in questo secondo incontro sulla mobilità. Un po' più complesso anche se meno lungo per quanto mi riguarda, rispetto a quello che è stato fatto martedì. Oggi, infatti, ricordo che i webinar sono tre e sono divisi secondo categorie lavorative. Io mi occuperò esclusivamente dell'aspetto docente, successivamente ci sarà quello ATA e poi anche quello di religione cattolica. Sarà un webinar relativamente breve, anche per non appesantirvi nel seguire la sessione. Durerà fino alle 16:45 massimo, poi dovrò interrompere perché si dovrà preparare la sessione successiva. Sono Stefano Cavallini, segretario generale, uno dei segretari generali dell'ANIF. Cominciamo. Io ho impostato questo secondo incontro come una continuazione di quello di martedì. Non perché non voglio ripetere determinate indicazioni date martedì, ma perché voleva essere un completamento di ciò che non si è fatto in tempo a dire martedì, ma che è comunque reputo importante per quanto riguarda la trattazione della mobilità, aspettando sempre l'ordinanza ministeriale. Anticipo tutti che proprio ieri abbiamo avuto un incontro al Ministero relativamente all'ordinanza ministeriale. Ci siamo aggiornati a lunedì 1 marzo. Dall'ultima bozza che ci è stata mandata dell'ordinanza, anticipo che probabilmente, dico probabilmente perché ovviamente se non riusciamo a concludere questi incontri sull'ordinanza, il Ministero non può pubblicare l'ordinanza relativa alla mobilità di quest'anno, pertanto non possono essere definitivi i giorni in cui presentare le domande. Infatti ricordo che il precedente incontro rispetto a quello di ieri doveva essere fatto il 12 di febbraio, perché la mobilità, secondo le indicazioni ministeriali, doveva iniziare il 20 di febbraio. Poi è successo tutto quel che sappiamo relativamente al cambio di governo e anche al cambio di ministro, e pertanto si è posticipato l'incontro ministeriale di tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, quindi anche noi, come ANIF, per decidere appunto l'inizio di tutte le operazioni relativamente alla mobilità. In questo momento le intenzioni ministeriali, almeno per quanto riguarda la bozza, sono quelli di iniziare tutte le operazioni di mobilità con il personale docente l'8 del mese di febbraio, perdonatemi, l'8 del mese di marzo, per poi concludersi il 1° di aprile. Invece, perdonatemi, sto leggendo la bozza. Per quanto riguarda invece il personale educativo, si dovrebbe iniziare l'8 di aprile e concludere il 30 di aprile. E il personale ATA invece inizierebbe il 12 di marzo e dovrebbe concludersi il 5 di aprile. Date queste prime indicazioni, vi ricordo brevemente che la trattazione degli argomenti di martedì è quella che vedete in questa slide. Si è parlato essenzialmente dei vincoli che noi abbiamo all'interno del personale docente, cioè il vincolo triennale, il vincolo quinquennale per i neoimmessi in ruolo, il vincolo quinquennale per coloro che sono entrati di ruolo sul sostegno o hanno chiesto mobilità sul sostegno sia professionale che
territoriale, quindi sullo stesso ordine e grado, su gradi differenti, per poi parlare delle tabelle di valutazione. Martedì si è parlato sia dell'allegato 2, cioè la tabella A e B, relativamente alle mobilità professionali e territoriali del personale docente, e l'allegato E per quanto riguarda il personale ATA. Oggi io parlerò esclusivamente del personale docente, ripeterò alcune cose in una seconda battuta, se avrò del tempo, su questi argomenti dei vincoli che reputo importanti, però l'intenzione della giornata di oggi, la mia intenzione in questa giornata di oggi, è quella di farvi vedere su un file PDF ciò che vi troverete di fronte quando accederete a distanza online, e sarà possibile accedere alla domanda di mobilità su ogni ordine e grado. Vi farò vedere essenzialmente quali sono le indicazioni, quali sono le informazioni che vi vengono chieste, quali sono i dati da inserire all'interno della mobilità. Ovviamente faccio una premessa. In sede di presentazione delle domande ci sono delle piccole differenze fra coloro che fanno domanda di mobilità nelle scuole inferiori, cioè infanzia e primaria, e coloro che fanno domanda di mobilità per la secondaria, sia essa di primo grado, sia essa di secondo grado. Pertanto io farò, inoltre ci sono delle differenze tra quel che può essere una mobilità professionale, cioè un passaggio di cattedra e un passaggio di ruolo, e una mobilità territoriale, cioè mi sposto da una scuola a un'altra, e può essere in questo caso o all'interno dello stesso comune o all'interno della stessa provincia o addirittura interprovinciale. Infatti, io mi riferisco solamente a queste tre tipologie di mobilità, perché ricordiamo che la mobilità per quanto riguarda il personale docente si divide essenzialmente in tre fasi. La prima fase è la fase comunale, cioè lo spostamento all'interno dello stesso comune da una scuola a un'altra. La seconda fase è una fase di spostamento all'interno dello stesso comune, ma perdonatemi, della stessa provincia, ma tra comuni differenti, quindi potremmo dire intercomunale ma provinciale. E la terza fase riguarda la mobilità che può avvenire fra province differenti. Premetto che quando si parla di province differenti, è indipendente se le province sono ubicate nella stessa regione o sono ubicate in regioni differenti. Spostarsi da Milano a Roma o da Milano a Brescia è la stessa cosa per quanto riguarda la mobilità, perché sono considerate entrambe interprovinciali. Partendo da questa considerazione, ovviamente non potrò farvi vedere tutte le varie domande, ma mi soffermerò essenzialmente su tre tipologie di domanda. La prima è un trasferimento nella scuola primaria. La seconda è un trasferimento della scuola secondaria di secondo grado, ma tecnicamente le differenze sono piccole. La terza riguarderà un passaggio di ruolo alla primaria, e vi farò vedere alcuni degli allegati che dovranno essere inserite all'interno della domanda. Piccola premessa su questo. La domanda di mobilità sembra, una volta che noi entriamo all'interno del sistema istanze online, una domanda molto semplice, perché ci sono delle cose che ci vengono richieste. Noi pensiamo che sia facile perché ci viene descritta l'informazione da dover inserire all'interno della domanda, pertanto la interpretiamo con una domanda relativamente semplice. Purtroppo l'esperienza insegna che non è così. Se
Nel senso che, a prescindere dai casi particolari, anche nei casi semplici, diciamo così, per docenti che abbiano soltanto del servizio da dichiarare o dei titoli da dichiarare, ci sono delle restrizioni del contratto che per persone non addette ai lavori, che non hanno letto il contratto, non hanno studiato il contratto, non hanno soprattutto studiato le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi, potrebbero dichiarare delle cose che poi non vanno ad essere considerate perché non lo permette il contratto integrativo. Perché dico questo? Perché anche nella bozza dell'ordinanza di quest'anno, giustamente dal mio punto di vista, è stato inserito la clausola per cui si dice che se qualcuno ottiene una mobilità, quindi un trasferimento con delle dichiarazioni, con dei titoli o dei servizi mendaci, tecnicamente queste persone vengono il trasferimento ottenuto, il passaggio di ruolo ottenuto, il passaggio di cattedra ottenuto viene annullato e viene riportato il docente nella scuola di partenza. Immaginate, per esempio, per persone che chiedono trasferimento interprovinciale, che si spostano dalla provincia di Milano alla provincia di Brescia e devono tornare a Milano o in provincia di Milano nella scuola di ex titolarità, anche se hanno ottenuto il trasferimento, perché hanno dichiarato delle cose che non andavano dichiarate. Infatti, l'ordinanza non dice che si va ai ripari e si vede con la graduatoria corretta il docente dove potrebbe andare, ma parla esclusivamente di annullamento della domanda. C'è da dire che ci sono dei periodi in cui, se non altro, gli allegati possono essere, nel caso ci siano degli errori, si può porre rimedio a degli errori sugli allegati, ma non sulla domanda né sulla scelta delle scuole che è stata fatta. Quindi io chiedo, vi invito a tutti, sarà una cosa sciocca da dire, a stare molto attenti alle cose che vengono dichiarate. E soprattutto nel caso di difficoltà, ad chiedere consulenza e aiuto a tutte le sedi ANIF su territorio nazionale. Lo potete trovare sul nostro sito dove sono le sedi, ma soprattutto state attenti qual è la tipologia e la modalità in cui le sedi offrono il servizio di consulenza, perché sicuramente sarà su appuntamento, quindi di prendere appuntamento secondo le modalità che vengono indicate per ogni singola sede. La prima, vediamo che cosa dice la prima scheda relativamente alla domanda di trasferimento per la secondaria di secondo grado. La prima parte relativamente all'anagrafica viene già indicata all'interno della domanda quando voi accedete a istanze online con il vostro username e password. Ricordate anche di tenere a portata di mano anche il codice personale, perché senza codice personale non potete allegare la documentazione né potete inviare la domanda. Pertanto, se qualcuno non trova il codice personale, lo invito a fare il recupero del codice personale tramite istanze online oppure a cambiare il codice personale sempre su istanze online. In entrambi i casi non arrivate all'8 o al giorno in cui dovete o scade la domanda o dovete mandare la domanda di mobilità, perché altrimenti diventerebbe un problema recuperare il tutto. Quindi tutta questa prima parte che io vi faccio vedere è una parte che non viene, che già trovate compilata nel momento in cui accedete a istanze online. Questa parte dei documenti allegati riguarderà la documentazione che voi allegherete. Quindi faccio un esempio. Se per esempio qualcuno ha delle precedenze da dover dichiarare, tipo una legge 104, deve
allegare la documentazione attestante la legge 104 su istanze online, andandola a inserire nella parte relativa a gestione allegati. Tenete presente anche un'altra cosa. Certa documentazione è obbligatorio inserirle pena validità della domanda. Per esempio, se dichiarate di avere una 104 e non inserite la documentazione, la valutazione della 104 non può che essere negativa. Allo stesso modo, la documentazione relativamente ai servizi deve essere obbligato, non deve essere, deve essere inserita perché è obbligatoria. Vediamo quali sono i dati che vengono inseriti. Quelli più importanti, lo vedete. La cosa, come dire, la cosa interessante riguardante questa documentazione è che comunque qualunque tipo di informazione vi venga richiesta è indicato con un certo numero. Quindi quando io dirò al numero 1 dovete inserire, ovviamente al numero 1 mi riferisco al numero complessivi di anni di servizi effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, nel primo riquadro voi dovete andare a inserire tutti gli anni di ruolo o di preruolo che voi avete, nel primo caso soltanto gli anni di ruolo, perdonatemi, è stata una mia piccola inesattezza. Ovviamente nel ruolo di appartenenza, quindi se siete nella secondaria di secondo grado e fate una mobilità, essenzialmente avete sempre insegnato nella secondaria di secondo grado, qui sopra dovreste inserire tutti gli anni di ruolo che avete. State attenti soprattutto se avete insegnato in piccole isole, perché in questo caso i punteggi vengono maggiorati e dovete andare a inserire questa maggiorazione in questa parte. Allo stesso modo, nella parte seconda dovete andare a inserire tutti gli anni che avete come retrodatazione giuridica non coperta da effettivo servizio, oltre che gli anni di ruolo prestati in diverso ruolo. Per esempio, se io sono stato 10 anni nella secondaria di primo grado e ho fatto 3 anni fa un passaggio di ruolo alla secondaria di secondo grado, io devo inserire soltanto 3 anni nel ruolo di appartenenza perché soltanto negli ultimi 3 anni ho sono stato nella secondaria di secondo grado, mentre tutti gli altri li devo inserire qui perché sono stato nella secondaria di primo grado, quindi altro ruolo. Stessa modalità per quanto riguarda il punto 3, cioè tutti i servizi di preruolo che abbiano compiuto un tot di giorni predefinito, ossia stato in modo ininterrotto dal 1 febbraio fino agli scrutini compresi, valgono come anni di preruolo, devono essere inseriti. State attenti nella valutazione degli anni di preruolo sul numero di giorni, perché se il numero di giorni è minore rispetto al numero predefinito, non deve essere considerato purtroppo come anno di preruolo, così come non va sommato il servizio di anni differenti per raggiungere il minimo indispensabile. Ogni anno scolastico deve aver conteggiato i propri giorni di servizio per vedere se sono validi ai fini del conteggio per quanto riguarda l'anzianità complessiva del servizio per lui. Attenti se negli anni io ho insegnato sul sostegno e ora non più, o se continuo a insegnare sul sostegno, ma chiedo il trasferimento sul posto comune. Per quanto riguarda i docenti di sostegno che fanno domanda di mobilità sempre sul sostegno, va compilata anche la parte 5 con tutte le casistiche che risultano qui. Se invece io per anni ho insegnato sul sostegno, ma ora sono sul posto comune, questa parte non va compilata.
E anche se la compilate, vi darebbe errore direttamente istanze online. La parte 6 si riferisce al punteggio aggiuntivo di 10 punti. Ne abbiamo parlato già l'altra volta. Chi ne ha diritto? Perché ne hanno diritto? Ricordo solamente che vale solamente per coloro che tra il 2000 e il 2008, quindi anno scolastico 2000-2001 fino all'anno scolastico 7-8, non hanno prodotto domanda di mobilità per un triennio, ma neanche successivamente abbiano mai prodotto e ottenuto mobilità. In questo caso hanno un surplus di 10 punti e va indicato qui con un certo sì. Ovviamente di default è caricato no, perché nella stragrande maggioranza i docenti non hanno diritto a questo punteggio aggiuntivo. Inutile dirvi che mettere 10 punti in più potrebbe comportare, come ricordavo prima, lo spostamento o non lo spostamento per quanto riguarda la mobilità. Quindi andandolo a indicare e non ne avendolo diritto, viene falsato il vostro movimento. Quindi rischiate poi, ma lo dico per questo, ma il discorso vale per tutte le dichiarazioni che vengono fatte. Quindi anche dei titoli, non soltanto dei servizi. Questa era la parte dei servizi. Riguarda tutto quanto quello che riguarda, che concede dei punteggi, anche per esempio sulle esigenze di famiglia. Per le esigenze di famiglia, il punto 7 riguarda il ricongiungimento prima al coniuge, successivamente per i docenti che non hanno coniuge o sono separati. Si parte dal genitore al figlio. Quindi non potete, se genitori e figli, perdonatemi, coniugi e figli, faccio un esempio, risiedono in comuni differenti, voi non potete decidere in quale comune scegliere. Dovete mettere per forza il comune del coniuge, soltanto in seconda battuta e in determinate situazioni passare a quello del genitore o del figlio. State attenti anche nella distinzione tra l'età dei figli per coloro che hanno figli: se hanno 6 anni, tra 0 e 6 anni, o tra 6 e 18 anni, e ricordate anche in che mese dell'anno 2021 eventualmente loro fanno o hanno il compleanno, quindi la data di nascita, per poter conteggiare se inserirli o meno. Sto parlando ovviamente per coloro che hanno figli proprio nell'età di limite, cioè stanno per compiere o hanno compiuto 6 anni, stanno per compiere o hanno compiuto 18 anni. Al di fuori di questi, o passate da una valutazione di 4 punti a 3 punti, o oltre 18 anni i figli non danno più punteggio. Per quanto riguarda i titoli generali, ricordate una cosa: i titoli hanno una maggiorazione fino a 10 punti, con l'esclusione del punto 11, cioè concorso, superamento di concorso ordinario, che dà esso solo 12 punti, e stare attenti che tipologia di concorso io vado a dichiarare, perché qui si parla di concorso ordinario per l'accesso o al ruolo dove io ora sono docente titolare, o di livello superiore. Per esempio, sono un docente della scuola secondaria di primo grado o primaria, per esempio, ma ho l'abilitazione per insegnare nella scuola secondaria di secondo grado. In questo caso è un livello superiore, pertanto va valutato. Il problema non si avviene se nel caso io abbia delle abilitazioni però di gradi inferiori. Quello non va valutato. Tutti dal 12 al 21, no, perdonatemi, scusate, al 18, tranne il 17, non possono superare i 10 punti totali. Qua dovrò andare a scrivere il numero dei diplomi di specializzazione che ho. Ricordate che
Le SIS non vanno valutate, non danno punteggio aggiuntivo. Infatti noi abbiamo proposto con fortuna anche dei contenziosi per riconoscere determinati punteggi aggiuntivi, come il titolo SIS, che deve essere valutato come indicato nella tabella per i diplomi di specializzazione pluriennali, che però il contratto dice che non devono essere valutati. Allo stesso modo, ricordate anche il numero di corsi di perfezionamento che devono essere fatti in anni differenti. Altro problema succede che, per esempio, io abbiamo preso dei master o dei corsi di perfezionamento pluriennali, quindi che hanno una durata di 2 o 3 anni, e in questi 2 o 3 anni io abbia preso anche altri titoli. State attenti sugli anni perché non ci può essere anche concomitanza di diversi titoli negli stessi anni. Anche quelli sono delle dichiarazioni che non vanno fatte, che non vanno inseriti quei titoli, perché sono titoli che, da questo punto di vista, il contratto è chiaro e dice di non farlo. Dottorato di ricerca. State attenti sugli esami di Stato. Molti inseriscono gli esami di Stato indipendentemente dall'anno. No, questi esami di Stato, la partecipazione agli esami di Stato, comprendono esclusivamente 3 anni scolastici particolari, fine anni 90, inizi anni 2000, e non vanno considerati in toto. Pertanto, se io l'anno scorso ho fatto o ho partecipato all'esame di Stato, non va inserito. Ricordate che l'anno in corso per il titolo di servizio non si valuta, quindi è escluso l'anno in corso. Questa parte non riguarda voi perché riguarda esclusivamente coloro che all'interno della propria scuola di titolarità sono, infatti sarà disabilitata questa parte, vengono individuati come soprannumerari. In quel caso loro dovranno fare una domanda particolare che io non tratterò in questo momento, anche perché sono essenzialmente le stesse cose, tranne questa parte in più. E quindi io vado oltre. Attenzione alle precedenze, perché le precedenze danno, lo dice la parola stessa, una mano, perché sono casi particolari e vanno tenuti conto, infatti il contratto ne tiene conto, per ottenere prima degli altri, anche se hanno un punteggio molto più elevato, ottenere quindi la mobilità. Soltanto che anche da questo punto di vista c'è bisogno di provare insieme all'autodichiarazione che voi fate compilando istanze online, mediante una documentazione specifica. Non vi dico quanti problemi sono sorti per la documentazione che è stata in modo errata allegata, mentre andava allegata altra tipologia di documentazione o è stata allegata parte della documentazione che serve, e purtroppo non per questi piccoli errori, perché non è stato negato un diritto, ma non per colpa dell'amministrazione, ma di colui che ha fatto la domanda, in questo caso il docente o chi per lui l'ha fatta. Vi invito sempre a essere molto attenti a quello che dice l'ordinanza. E ripeto sempre, nel caso in cui avete dei dubbi, di chiedere consulenza ai nostri sportelli, perché queste sono domande delicate che governano anche la qualità della nostra vita. Esempi più stupidi possono essere: io abito a Milano e lavoro a Napoli, per trasferirmi a Milano sbaglio la domanda di mobilità, sono costretto a restare un ulteriore anno a Napoli quando la mia famiglia sta a Milano, quindi ne risente la qualità della vita, oltre che un discorso lavorativo. Quindi tutta questa parte che va dal punto 22 al punto 34 riguarda la parte delle precedenze. 35 e 36 ti dicono se tu hai il vincolo quinquennale sul sostegno,
O se vuoi andare, nel caso in cui ti sia, hai la specializzazione sul sostegno o sei titolare sul sostegno e vuoi andare sul posto normale, qual è l'ordine di gradimento o se vuoi andare su entrambi, l'ordine di gradimento che interessa il docente? Le preferenze sono 15, ricordo che sono 15 per la secondaria di secondo grado. E riguardano essenzialmente l'ordine che viene indicato. Attenzione, qui ho quattro possibilità. Io posso indicare all'interno delle 15 scelte una scuola puntuale, un comune della provincia che io vado a indicare, un distretto particolare o una provincia particolare. Io in queste 15 scelte posso scegliere 15 scuole, quindi è ridotto al minimo la mia scelta, o posso andare a scegliere addirittura 15 province differenti, secondo l'ordine che io do. Il sistema va a individuare le scuole, i distretti, i comuni, le province che io ho scelto, secondo l'ordine che io gli ho dato. E anche rispetto all'ordine che io gli ho dato tra posto normale e posto di sostegno. Inoltre ho la possibilità di andare, se per esempio io scelgo provincia di Roma, all'interno della provincia di Roma ci sono anche le scuole ospedaliere, le scuole carcerarie, eccetera, eccetera. Devo andare a indicare qui se io vado a scegliere all'interno della provincia, all'interno del distretto, all'interno del comune. Con la scelta puntuale questo problema non si pone perché le scuole carcerarie, le scuole ospedaliere hanno un loro codice meccanografico. Posso andare a dire, dice sì, io ho inserito la provincia di Roma all'interno di tutte le scuole a cui io posso accedere nella provincia di Roma, scelgo anche le scuole particolari che possono essere quelle ospedaliere o quelle carcerarie. Inoltre do la disponibilità a poter insegnare nei corsi serali o nei licei europei, che sono orientativamente pochi rispetto al numero delle scuole presenti su ogni provincia. Addirittura non tutte le province hanno le scuole e i licei europei. Importante è il punto 42. Nel punto 42, signori, voi andate a decidere se volete le cattedre orarie interne o le cattedre orarie esterne. Traduzione, se voi volete andare a insegnare in un'unica scuola, ma non volete quelle cattedre che sono spezzettate su più scuole, per esempio 12 ore nella scuola A, 6 ore nella scuola B. Se voi dite di no, oppure mettete soltanto cattedre orarie interne, voi andrete a dire essenzialmente al sistema se ci sono degli spezzoni, anche se ci sono degli spezzoni, cioè delle cattedre orarie esterne su più scuole, io non le voglio. Vedete che anche per quanto riguarda il trasferimento della primaria, tutti i documenti, scusate, tutte le informazioni sono le stesse. Quelle che cambiano un po' di più, per esempio, sono queste. C'è qui in aggiunta le scuole uniche di montagna. Se io ho insegnato una cosa che non ho detto per quanto riguarda la secondaria, mi è sfuggito, lo dico ora. Se voi avete insegnato per oltre 3 anni nella stessa scuola, state insegnando da oltre 3 anni nella stessa scuola, quindi l'anno di corso non si calcola, molto importante è anche gli anni di continuità, perché danno punteggio. Ripeto, per esempio, anche il punto 7 non c'è nella secondaria di secondo grado perché riguarda solamente il docente primaria che ha insegnato nella lingua straniera come specialista in determinati anni, non ora. Quindi stiamo attenti anche su questo. Mentre per quanto riguarda le esigenze di famiglia non cambia nulla, così come non cambia nulla per quanto riguarda i titoli e per quanto riguarda le precedenze. Quindi come vedete, le informazioni in più o in meno quando si passa da un grado a un altro sono minime. Qui
cambia qualcosa per quanto riguarda il postolingua sulla primaria. Per esempio, l'infanzia questa cosa non ce l'ha per niente, non vi posso far vedere tutto, ma è così. Perdonatemi se vado veloce perché ho solamente altri 5 minuti. Come per esempio, non abbiamo visto l'altra volta tutto quello che riguarda le scuole speciali. Le preferenze sono le stesse, non esistono COE nella scuola primaria, pertanto i docenti della scuola primaria, coloro che chiedono di andare come mobilità nella scuola primaria, non devono fare niente di simile. Passaggio di ruolo, qui andrò molto veloce. Al di là di qualche piccolo dettaglio, quello che trovate completamente assente e giusto sono le esigenze di famiglia, perché la logica è ovvia. Quando tu chiedi un passaggio, una mobilità territoriale, è perché ti vuoi avvicinare eventualmente alla famiglia. Ma se tu chiedi un passaggio di ruolo da una scuola inferiore a una scuola superiore, la motivazione dell'avvicinamento viene meno. Pertanto, questa è una parte completamente assente nei passaggi di ruolo. Come ultima cosa, e qui io vado a concludere, sono alcuni allegati che vanno inseriti. Come vedete, per esempio, questo allegato è quello della scuola secondaria di secondo grado e si riferisce ai servizi. Però potete vedere tranquillamente che sono addirittura 6 pagine divise per parti, dipende dal servizio che io vado a dichiarare. Per esempio, nella prima parte si riferisce soltanto a servizi di ruolo. Nella seconda parte parla di retroattività giuridica. Nella terza, alcuni pensano che la retroattività giuridica sia al massimo di un anno. Nella stragrande maggioranza dei casi è così. Nel mio caso, per esempio, io ho una retrodatazione giuridica di addirittura 4 anni. Perché ho fatto un contenzioso con ANIF all'epoca del pettine, ho avuto una retrodatazione giuridica di ruolo di addirittura 4 anni. Io devo andare a inserire questa retrodatazione giuridica qui dentro, perché sono stati coperti da effettivo servizio. Poi ci stanno altre cose nelle piccole isole, per esempio, o in istituti situati in paesi in via di sviluppo. In questo caso, personalmente, in tanti anni l'ho visto una volta sola. Quindi, in certi casi vanno inseriti perché è giusto inserirli all'interno della tabella, ma vanno completamente ignorati nella stragrandissima maggioranza di noi. Allo stesso modo, ci sono gli anni non coperti da servizio, scusate, gli anni di ruolo con retrodatazione non coperti da effettivo servizio. Oppure, scendo più giù, vi faccio vedere la parte relativa al servizio pre-ruolo o al servizio sia di ruolo o di pre-ruolo fatto in scuole speciali o a indirizzo didattico differenziale o come docente di sostegno. E qui devo andare a inserire da una parte gli anni di ruolo e da una parte gli anni di non ruolo. Ho visto tantissime volte docenti che avevano pre-ruolo o ruolo sul sostegno dichiarato nella domanda di mobilità, non dichiarato negli allegati, che vedevano decurtarsi il proprio punteggio. Quindi io vi invito fino allo sfinimento di stare attenti a quello che viene dichiarato. Altra cosa importante è che quando avete una continuità, dovete anche allegare questa parte, cioè dichiarazione di servizio continuativo, dove qui dovete andare a considerare anche tutto il servizio indicato nella scuola di titolarità di continuità, deve essere sempre la stessa. Solo in determinati casi potete anche inserire scuole differenti, cioè per esempio se siete stati indicati sovrannumerari, quindi avete fatto la domanda di condizionata, ma dovete nel contempo, negli anni successivi, anche aver fatto sempre la domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, altrimenti la continuità la perdete. Detto questo, spero di essere stato anche in questo chiaro, per consentirvi di avere una panoramica, perché di quello si tratta, di una panoramica abbastanza esaustiva su come va compilata la
la domanda di mobilità, sia territoriale sia professionale, che ricordo, ripeto, potrebbe iniziare a partire dalla prossima settimana, cioè a partire dall'8. Detto questo, io vi saluto nuovamente e vi auguro buon proseguimento con i prossimi webinar se riguardano sempre voi e speriamo di risentirci presto per altre informazioni relative alla mobilità. Arrivederci a tutti e alla prossima volta.